Bentornato nel mio canale YouTube. Auguro a tutti voi un nuovo giorno felice e fortunato. Qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per scoprirlo. Oggi è venerdì 2 luglio 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Finalmente liberi da orari e impegni. Nulla di organizzato, oggi la libertà è legge, finalmente svincolati da orari ed impegni. Alla sera all'uscita dal lavoro vi gustate appieno la coppa d'ambrosia della libertà. Via giacca e cravatta o tailleur manageriale, chiusi tablè e portatile nel cassetto, assecondate unicamente i vostri impulsi. Ancora scosso dallo stress, il vostro sistema nervoso ha bisogno di tempo per il recupero, lo dimostrano i frequenti scatti di nervi o le urla con cui in famiglia esplodete anche senza una ragione precisa. Bene l'Eros, addirittura alla grande, anche se con le dovute precauzioni, i viaggi, protetti dal sole acquatico in trigono. Problematico, invece, il lavoro per chi si fa in quattro mentre gli altri si defilano. Il passato e tutto ciò che lo rappresenta. Nostalgia, ripensamenti, ricordi tornano a farsi vivi nella vostra vita e immaginazione. Paura di cambiamenti importanti, ripensamento su cose importanti del passato. Ciò che segue appartiene al passato. I single ripensano alle loro storie passate e vivono la tristezza per questo, in attesa di nuovi amori ripensano con nostalgia a quello che è stato della loro esperienza passata. Abbiate cura, dovendo far prevalere le vostre ragioni, di farlo sempre in modo educato e gentile, senza mai eccedere. Oggi l'impulsività gioca brutti scherzi. Scacciate i cattivi pensieri che potreste fare. Non arrendetevi al vostro umore mattutino che potrebbe non essere dei migliori. Cercate di distrarvi e di portare con voi un pezzetto di speranza e di ottimismo. Oggi qualcuno potrebbe bussare alla porta del vostro cuore, non è il caso di aprirsi subito. Se vi interessa davvero procedete con prudenza e con i piedi di piombo. Ricordate che le porte del cuore si spalancano facilmente ma è dura richiuderle. Oggi non è un buon giorno per fare scelte drastiche e, forse, senza ritorno. Occorre che facciate una profonda riflessione sulle circostanze che vi inducono a queste decisioni. Qualcuna potrebbe essere avventata. Non siate ostici con il partner che in questo momento ha bisogno di molta tolleranza. Oggi vi arrabbierete per poco, avreste bisogno di più tempo per riflettere e pesare la parola. Ricordate che le parole sono come piume sparse in una giornata ventosa, dopo è difficile raccoglierle. Spese insolite e impreviste. Dedicati alla cura del tuo corpo. Incontri nuovi e vivaci. Aiutate chi è in difficoltà, oggi è una buona giornata per regalare qualcosa a qualcuno che ne ha bisogno. Dispensate sorrisi ed espandete serenità intorno a voi. Reazioni sproporzionate di fronte a pettegolezzi di alcune persone che vi renderanno particolarmente nervosi. Il tentativo di screditarvi è palese, tuttavia questi tentativi non sortiranno gli effetti desiderati. Siete ben accetti dalla società, quindi non preoccupatevi ossessivamente di fare bella figura. Il vostro fascino in questa giornata è sicuramente molto più coinvolgente che negli altri giorni nel corso di questa settimana. Situazioni che fino a poco tempo fa sembravano segnali di instabilità legati al vostro lavoro, cominciano ad essere chiarite e quello che vi turbava cessa di essere una fonte di agitazione e di preoccupazione. Vi sentite brillanti e preferite rinviare i compiti più noiosi per dedicarvi alle nuove idee con le persone che condividono i vostri interessi. Giornata che vede l'esordio di un mese di luglio che per voi sarà abbastanza fortunato. Il sole si trova nel cancro, segno che intrattiene rapporti benefici con lo scorpione e promette uno scorrere in armonia della giornata. Attenzione, però a non esporvi con troppa leggerezza ai raggi del soleone. Dato l'effetto serra, ormai pienamente accertato, potreste subire qualche seccatura e irritazione della pelle e specie se festeggiate il vostro compleanno dal 23 al 28 di ottobre. In amore non è il momento giusto per prendere decisioni affrettate. Dovete fare i conti con provocazioni e polemiche. Lavoro? È il momento di riprendere un discorso che si era interrotto bruscamente. Cambiamento? Ora avete le mani legate. Cari Scorpione, non prendere decisioni avventate in amore, meglio riflettere bene,
sul lavoro siete abbastanza stanchi e stressati. È forte la voglia di cambiamento, ma per ora avete un po' le mani legate. Avete spesso provato a dare delle spiegazioni alle persone che vi sono vicino, in merito ai vostri comportamenti sconclusionati, ma non sono stati apprezzati. Chiedetevi perché, ma non siate subito sulla difensiva. Dovete riconoscere che non siete stati sempre molto chiari sui vostri sentimenti, oppure sulle vostre attività. Magari avete preferito preservare alcuni aspetti della vostra vita, ma ora non potete lamentarvi di come gli altri percepiscano tutto ciò dal di fuori. Tutti già in fibrillazione per le vacanze o per il weekend che inizia domani sera o addirittura subito con una formula prolungata. Solo voi ancora in azienda fino a tardi a fare gli straordinari, con la mente concentrata su obiettivi e cambiamenti che non aspettano. Il vostro governatore Plutone in sestile fa pugni con la Luna e con il Sole, conflittuali anche tra loro, raccomandandovi di mantenere un segreto, guai se vi fate scappare qualche indizio. Amore ed Eros, vocabolo assente oggi dai vostri pensieri, forse qualcuno, segreto, prima di addormentarvi, ma nulla di più. In ansia per il lavoro, per un malessere a cui non sapete dare nome o per la forma fisica del vostro quattro zampe, in buone mani solo quando è con voi. State vivendo un'appassionante storia d'amore? Tranquilli, viaggiate sulle ali della felicità. Per chi vive invece una crisi di coppia, il momento è maturo, è tempo di chiarimenti oppure di ripartenze. Una felicissima comunicazione con la persona che adesso vi è accanto costituisce la base di un accordo che è destinato ad accompagnare tutto il resto del mese. Risplende la vostra simpatia e vi fa amare ancora di più. Note di desiderio erotico risuonano nella vostra coppia e vi fanno sentire una musica di totale completezza con la vostra dolce metà. Lavoro e denaro, se avete un'attività professionale autonoma le ferie ve le godrete poi, per ora cavalcate l'onda, specie se il vostro settore tira. Incontro con un collega come voi a fare un aperitivo solitario in un bar del centro. Peccato che l'argomento clou anche oggi sia il lavoro, con uno scambio di opinioni che incentiva ansia e paranoie, nella vostra azienda non vi sentite più così sicuri. Non fasciatevi la testa e guardatevi in giro, il vostro profilo potrebbe interessare altrove. È tempo di svolta sul lavoro. E il successo sarà frutto di costanza e metodo. Non è la giornata giusta per sperimentare, però, le procedure canoniche si riveleranno molto efficaci. Non sempre l'innovazione porta effettivi risultati. Non cercate lo scontro oggi con l'autorità costituita dei superiori e dei capi, specie se appartenete alla seconda e terza decade scorpionica. Il vostro atteggiamento diplomatico può tenervi al riparo da chi, a tutti i costi, vorrebbe creare dissidi e semina polemiche sterili. Per fortuna la vostra intelligenza vi aiuta a rimanere distanti da tutte le provocazioni. Benessere, all'insonnia e al nervosismo non fate nemmeno più caso, ma se sollevando il cestello dell'acqua minerale o il pesante pacco della spesa vi procurate uno strappo, ululate come lupi. Niente di grave, sono fastidi e malanni a brevissimo termine, non fate in tempo a dire ai che è già passato. Siete trascurati. Ed avete molte difficoltà a curare il vostro aspetto fisico. Affidatevi alle mani di un esperto. Ne sarete entusiasti. Per lei, trovate brillanti e progetti che varrebbe la pena di assecondare, ma gli altri non vi capiscono. Cos'è il genio se non equilibrio sul bordo dell'impossibile? Norman Mailer, per lui, volete seguire l'imprevisto, ma tendete a fissarvi sulle vostre idee, sicuri che siano le migliori, limitate l'arroganza. Colore delle emozioni, porpora. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.